Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Allora, oggi, come vi ho promesso nell'altro video, ho preparato per voi tre coppie, eccole qua, una di Parva, Bayer e i negriti della Polizia. Se non avete già visto il video vi consiglio di vederlo, perché vi faccio vedere un po' i soggetti che andranno in cova quest'anno. Dunque, abbiamo preparato i nostri soggetti tutto l'anno, eccoli qua, cosa fare, come iniziare. Questo è quello che vi mostrerò oggi, ok? Scusate i cani, ragazzi. Allora, iniziamo con la gabbia. La gabbia, come vedete qui, è un piccolo esempio di una gabbia 1,20 m. Ovviamente se avete dei box più grandi è ancora meglio, o voliere è molto meglio. Dunque, abbiamo messo i soggetti insieme, abbiamo aggiunto i nidi, eccoli qua, interno, esterno. Saranno loro a scegliere il nido migliore. Ho fatto dei video speciali per voi sui nidi, se volete potete andare a vedere il canale. Okay. Poi ho aggiunto il materiale per i nidi, eccolo qua, vedete qui. Io preferisco questo bianco morbido. Ho fatto anche un altro video sul materiale che dovete usare, potete trovarlo ovviamente sul canale. Ok. Prima di continuare vi faccio un po' vedere i soggetti che vi ho preparato. Ah, intanto questo è il nido, ragazzi. Questo è un miracolo, a mio parere, perché Nino ha 2 anni di vita ed è totalmente cieco, ok? Sì, Nino è cieco, vi racconterò la sua storia, ma è un combattente, è una cosa impressionante, canta, vive, mangia. Vi do un accenno della sua storia. In pratica suo padre, per riprodursi, questi sono animali, ragazzi, ok? Per riprodursi, lo ha accecato, lo voleva uccidere, ma Nino non si è arreso, apriva la bocca e l'abbiamo aiutato a vivere, ha vissuto, eccolo qui, e adesso ha 2 anni ed è vivo e presto. Come ho detto, ragazzi, faremo un video speciale su Nino. Adesso faccio vedere i soggetti che vi ho preparato. Qui vediamo una bellissima coppia, aspettate un attimo, facciamo vedere un po'. Ecco qua, ragazzi, qui vediamo una bellissima coppia di Major, paglia imponente, vedete qua, eccolo qua, soggetto spettacolare a mio parere. Potete notare la taglia già del maschio, eccolo qua. Sono i Major, ragazzi, pezzati, ok? La femmina è una bellissima pezzata anche lei. Ho scelto questi due perché non hanno una pezzatura esagerata, ok? Si può ancora fare una cosa del genere e possono dare dei soggetti veramente spettacolari. Questo lo vedremo insieme. Qui vediamo i Parva, ragazzi, si muovono tantissimo, ok? Cercherò di mostrarveli. Allora, la femmina è una pezzata testa d'aquila, il maschio è un bel maschio con la bianca. Li ho scelti insieme perché sono due soggetti che escono da un sangue molto forte. So bene la probabilità di quello che potrà uscire e lo vedremo insieme, ok? Speriamo. Questo è il maschietto, questa è la femminuccia, due soggetti molto belli.
sono dei soggetti molto belli anche loro, vedete il maschio molto più grande della femmina, femmina piccola, minuta, insieme, questa è la femminuccia, questo è il maschietto, eccoli qua, una bella coppietta, vedremo insieme cosa ne uscirà fuori. E niente ragazzi, questo era un piccolo video per presentarvi le tre coppie, è il piccolo progetto che vi avevo proposto. Proverò ogni settimana a darvi un consiglio, farvi vedere l'evoluzione dei soggetti, come stanno, se hanno fatto il nido o no. Se avete delle domande potete farmele qui sotto nei commenti, quando avrò tempo vi risponderò. Ovviamente ragazzi non devono essere domande superficiali, io come sempre vi ringrazio per la visione ragazzi, non dimenticate di iscrivervi. E ci vediamo alla prossima, ciao a tutti.